Ragazzi di YouTube, oggi andiamo a costruire la casa mentre siamo in live, quindi aspettatevi una bella casa perché devo seguire un tutorial. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e sigla! Bene raga, questo qui è l'inizio della casa, come potete vedere, l'avevo già iniziata, dobbiamo fare 3. Sì, buonanotte, 4, 5 e 6. E mizzica sto lag però, noi iniziamo, dai! Allora, qui devo poi, ragazzi, spostare il magazzino, non vi preoccupate, c'è il magazzino, buona farma di grano. Aspettate, aspettate, allora facciamo 3 di qui di assi di quercia normali, oak planks, 3, 1, 2, 3. Aspettate, poi 1 e 2 se non sbaglio. E qui poi ci vanno una colonna di 4. 1, 2, 3 e mannaggia 4. Ok, allora. Ah, ok. Poi ci vogliono le slab qui sicuramente. Sì. Certo, ok. E di nuovo però sta cosa, quanto odiosa, raga. Lunga 2. Una fila in assi di quercia, 1 e 2. Sempre colonne di 4, raga. 1, 2, 3. E mannaggia, non ci arrivo. 4. Ah, ok. Adesso, raga, invece entrano in gioco le fence che ho fatto prima. Così. E poi, ovviamente, le solite slab. Meno male che ne ho fatte tante. Ah, sì, sempre la solita cosa, raga. Lungo 9, alto 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eh sì, servono altri 3. Poi lastra sopra. Vabbè, era ovvio, ragazzi. Ci sarebbero andate lì le lastre, wax lab. E ovviamente non può mai mancare la colonna di 4. Così, se non sbaglio. Aspettate, che sto combinando, devo mettere il legno sotto. E le solite due slab, mannaggia le slab. Ah, pure qui, ok. Un'altra colonna, ok. 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Quindi devo fare. No, ho finito le fence. Ah no, eccole le fence, meno male. E mo' ho finito le slab. Ok, così. E ci siamo fin qui. Un'altra colonna. E sto per finire il legno. Andiamo un attimo a dormire, please, per favore, please. Va bene, adesso signori, se permettete devo prendere altra legna, poiché quella lì mi sta per finire. Vediamo quest'albero qui, è bello sostanzioso magari. Poi raga, arrivati qui, di nuovo. Altre slab. 2. Di nuovo la cosa alta 4. Come sprecare tutto il legno? Non tira lungo 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vabbè, mi sembra logico. Ah, qui la finestra. Ah, e quindi sì, le lastre sicuramente. Allora, 5 spettatori, salve a tutti ragazzi. Stiamo finendo questa casa. Ok, sono bastate. Perfettamente. Che cosa si fa qui dentro? Il pavimento? Vabbè, mi sembrava ovvio fare il pavimento di pietra di cobblestone. La porta dovrebbe essere qui. No, adesso serve il legno di spruce. E chi ce l'ha il legno di spruce, raga? Vabbè, intanto qua abbassiamo di 2 il pavimento. Un'altra pala, ti prego. Dobbiamo fare pavimento in cobblestone. Cioè, raga, queste qui sono cose che vanno fatte in creative, mannaggia mia. Ora che abbiamo la legna, possiamo risostituire sti blocchi. No, vabbè, qui in realtà va pure bene. Dov'è che avevo pure sostituito qui? Avevo sostituito. No, dai, mettiamoci.
Che poi in realtà servono le scalette lì. Vabbè, intanto mettiamo la cobblestone e non facciamo domande. No, comunque, raga, sta texture, ragazzi, fa cagare per le case. Cioè, per vedere le case bene, veramente belle, serve la resource pack, quella classica, perché così la bellezza delle case io non la riesco proprio a vedere con sta texture pack. Boh, raga, guardate qua. Guardate qua quanto sembra più figa con sta texture pack. Ditemi se non è vero. Scusate, raga, ma lo dovevo fare. No, non ce la facevo. No, la cobblestone. Adesso vediamo anche tutte le altre cose con questa texture. No, raga, guardate qui come diventa brutto il tunnel con questa texture pack. Per il tunnel preferisco la texture pack attuale, sinceramente. Oh mio Dio, ragazzi, quanto è diverso. Raga, volete vedere che io lascio questa texture pack? Che bella, no, però il vetro fa schifo. Comunque, raga, è bellissima la texture di tutti i minerali così nella. Forse lascerò questa texture pack, ragazzi. Boh, fatemi sapere nei commenti e nella chat della live. 1, 2, 3. No, raga, ma serve anche il vetro, giusto, ma do. Qui dobbiamo metterci questo. Stessa cosa qui. No, ma lì, sì, stessa cosa lì, stessa cosa qui, stessa cosa qui, lì no, qui sì, e basta, giusto? Sì. Ok, adesso andiamo di nuovo a dormire. Ok, raga, adesso dobbiamo fare i pannelli di vetro però, quindi, cioè, ne ho un po', però devo prendere altra sabbia. Andiamo a cuocere qua tutto. Con quanti pezzi? Due, no, facciamo tre con tre pezzi. E noi, signori di YouTube, ci vediamo dopo. Nato, sto parlando a quelli di YouTube. Ho messo il vetro, ho finito il pavimento in cobblestone e ne ho fatto qui con gli scalini. Adesso ci manca ovviamente da fare il tetto, che poi non so se lo finisco in questo episodio perché sta venendo già lungo tanto, credo. E poi serve tipo lo spruce per finirlo, quindi non so. Cioè, il legno di spruce ce l'abbiamo vicino, raga, quindi volendo adesso farei anche un taglio bello forte, lo vado a prendere, poi ci vediamo quando l'ho preso magari, e poi concludo l'episodio senza la live. Che dite? Sì, dai, ci può stare. Bene, raga, sono off live finalmente, sono tornato. Allora, ho preso, come ho detto prima, il legno di spruce, ben 30 pezzi, spero che basti. Non dobbiamo farne metà di pezzi, dobbiamo farci le slab e l'altra metà dobbiamo farci le scalette, quindi iniziamo subito. Per adesso con le slab non voglio esagerare, voglio iniziare col farne poche. Ok, sono 36, vi dico la verità, potrebbero anche bastare direttamente 36, iniziamo a metterle. Allora, bisogna metterli, ragazzi, tutti internamente qui, in poche parole dove c'è questo spazietto libero. Ok, ho finito il giro, però non dobbiamo fare solo questo giro, per cui facciamo un sacco di altre slab, che è meglio. Almeno 48, mi sa che sono pure poche. Quindi, raga, dopo aver fatto questo giro, però dobbiamo farci pure le scalette, e non poche soprattutto. Vabbè, comunque, iniziamo a metterle qui sopra questo. Ok, raga, intanto passa un trattore dietro, mi fa venire il mal di testa. Messe queste scalette, dobbiamo mettere, ragazzi, ben, avete capito bene, due file di slab. Così, ragazzi, guardate, una sopra l'altra. Che spreco. Ci siamo quasi, ragazzi, sto per finire. Dobbiamo fare così. Ecco qua. Madò, raga, precisissimi sono bastati. No, in realtà ne serve qualcun altro. Intanto uccidiamo sto ragno, possibilmente. Raga, comunque questa qui, già avviso, deve essere la nostra casa definitiva, perché, cioè, farne altre non credo che serva a qualcosa. Perché questo qui comunque era un nostro rifugio, era troppo piccola per essere la casa definitiva. Quindi, raga, concludiamo mettendo qui. Sì, qui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e poi ai lati qui e qui, e abbiamo finito. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questa qui è la nostra casa, molto bella, ma diciamo che dobbiamo spostare sta farma di grano. Comunque,
Direi di fare uno screen perché è venuta veramente bene. Ovviamente, raga, per fare una decorazione potremmo farci una piscinetta qui di fianco, però per il momento direi che va proprio bene così. Quindi, raga, nel prossimo episodio io avevo intenzione di fare la casa per qualcuno che entrerà in questo Realms. Quindi, con la nostra scala e con la nostra... Buonanotte. Con la nostra casa di sfondo e con la nostra farm di grano, io direi che possiamo concludere questo video. L'abbiamo fatta con questa texture pack, raga. Voglio vedere come sembra con la texture pack di default. No, cioè, raga, no, con la texture pack di default fa schifo, ragazzi. Devo rimanere per forza con l'altra texture pack. Direi che il video può finire qui. Mi raccomando, condividete questa bellissima casa, condividete questo bellissimo video, mettete un bel like, cerchiamo di arrivare a 10, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!